L'ho già messo anche su Facebook per quello che può valere, che si chiamava Comunità Autonome e Sovrane. Perché? Perché è fondamentale partire dalla realtà territoriale, sono d'accordo con lui. Se tu non hai un gruppo umano No, no, assolutamente. radicato che conosce le realtà reali, vere, i Disposto a problemi, impegnarsi, è Ma anche perché i disposto problemi di a. Bergamo Però sono diversi dai attenzione, problemi di ma ci Caserta. mancherebbe altro. Quindi, chi Però di tutte Caserta queste conosce i problemi di comunità Caserta? autonome e sovrane poi dovrebbero, si spera, stare nel contenitore unico, chiamiamolo franchising, per quello che è l'obiettivo che poi vuoi anche tu. Però in fase preparatoria. E si parte là. Secondo me le due cose non confliggono. No, ma Bisogna solo. sono proprio, diciamo, convergenti. Cioè, praticamente il gruppo che si muove a Paolo, che poi voglio dire, Fausto a Paolo fa una grande manifestazione. Ha torto la Prema. Ha tolto il problema. E noi gli vogliamo dare un Diciamo che supporto. Vogliamo andare, diciamo, con un gruppo di 200 di noi a dargli un supporto. Lui dimostra che non è solo. Tu vuoi fare la stessa cosa, per esempio, a Salvavacca Benevento, a Roma. E dimostriamo che il popolo, diciamo, già è unito anche a livello nazionale. Però partiamo sempre dal territorio locale, perché loro hanno una faccia conosciuta nel loro territorio. Cioè loro possono spendere la loro faccia nel loro territorio. Noi dobbiamo iniziare a fidelizzare le persone, lo torno a ripetere, perché qua parecchia gente viene facilmente cooptata dai poteri forti.